c'è poco, non minuto, non quatta, n'ora, ora, o cuberur, or zor, or suo cor mora, raca la c'è manga, no ponta, fatta ramura, fatte persone, na distanza distanziata, cano mora, insiste stona, cama nama rita, manga na stake, fusca, mana stretta, mole gama se musa, raca la c'è stano fusa, massa ca carana. Carina stifedina pa' moretti. Tenita bella che non mi serve niente, venne che mata tutte palla. Racca la ti ha fatta ralla. Non è non sbaglia, mazzata ralla. Manga fosse serpa, cacagna, pelle, pellegrina. Sono in una valle desolata e cammino mare calmo. Racca la quando c'è po' atta vienda calmo. Stata a casa è caldo. Racca la siamo lontana. Una canata chissà, non c'è sta tempo e voglio pagarmi come persona buona sta insieme. Raga la stiamo lontana, una canata chissà, non c'è sta tempo e voglio pagarmi come a distanza se fa il sistema. Tendenzialmente a stress, miss, sotto press. Racca la ci vuole un miss, almeno percettibile. Sempre più distanti, legame tre persone si spaldano. S'alzano bandiere pace, favezza. Un attimo basta per allontanare, scavezza. Non vega differenza tra chill che tenga e chill che manga. C'è sta fama, ramura, amicizia che arranga. Anche se dici perché senza KKK non vale. Racca la ci vuole un tempo siderale. Come una costa senza litorale. So scuglia, vivo mare la coppa. Romare, virghe avete in coppa. Racca la ma vega sotto. Volti più forte chi volta pasta per figli. 24 anni forti alla fuga. Uga, uguleggia. Racca la se sullo stretch. E gente carmeggia, rete panneggia. Geggi sofisticati per te muova, per te spusta. Racca la sa che c'è sta. Ornare che ogni distanza te fa da nulla. Racca la stiamo lontana, una canata chissà. Non c'è sta tempo e voglio pagarmi come persona buona sta insieme. Racca la stiamo lontana, una canata chissà. Non c'è sta tempo e voglio pagarmi come a distanza se qua del sistema. Obbligatoriamente tieni a mente che a mente venga a rotte, da rotte. A paranoia convivo con me a volte. Ma tene compagni solo una notte. Do sol fare me dote. Te purga faccio toi se volta. Racca la c'è stanno vuote. Ma dita senza punto non comunica. Legame monca è futile. Racca la inutile. Ruama ma non c'è scontrama. Ruama ma non c'è verim. A Roma non tenga una cazzo in piazza Roscino. Roma non tenga una cazzo in piazza Roscino. E che cazzo ma fa capi internet. Racca lancia vanno cazzo. Pazzi è così che vanno strazzi. È meglio se sta casa para mazza. Racca la stiamo lontana. Una canata chissà. Non c'è sta tempo e voglio pagarli come persona buona sta insieme. Racca la stiamo lontana. Una canata chissà. Non c'è sta tempo e voglio pagarli come a distanza se qua del sistema. Racca la stiamo lontana. Una canata chissà. Non c'è sta tempo e voglio pagarli come persona buona sta insieme. Racca la stiamo lontana. Una canata chissà. Non c'è sta tempo e voglio pagarli come a distanza se qua del sistema. Thank you.
Buonasera, amici del Rione. Buonasera. Siamo qui per una nuova puntata di Super Fandarione, dove vi raccontiamo il fantacalcio che abbiamo organizzato qui nel nostro circolo e che facciamo con tutti i nostri soci. Allora, iniziamo subito salutiamo, sì, e ringraziamo The Shock, qui Eccomi. il nostro regista, che quest'oggi ci siamo scambiati i ruoli. E niente, dai, iniziamo subito dalla prima partita della, mi sembra, la 17ª giornata dovrebbe Sì, essere. eccolo qua. Sì, esatto, 17ª giornata. Vediamo subito la vittoria di Jen versus Carriolo contro Villarreal. Villarreal con gol di Calhanoglu, destro Sanchez. Si dicono molti che è candidata alla vittoria Jen versus Carriolo. Io non lo so, ragazzi, ci ho parlato spesso. E gli ho manifestato la mia opinione, che per me Bella squadra, può andare a però premio, ma di vincere, secondo me, non. la vedo dura, molto dura. A meno che non gli si, come dice la canzone che abbiamo messo prima, ci vuole un culo stratosferico. A meno che non entri in fattore culo in campo, la vedo dura per Yen versus Scariolo. Che gli faccio un annuncio, per favore, cambia nome. Effettivamente sì, un po'. A questo punto era meglio il cavallo trotta che avevi prima. Esatto, era più diretto. Villarreal, niente, è La della mia giusto. delusione, perché è inonorevole per così debole come Il squadra. problema, neanche io me l'aspettavo questa defiance, però sarà che dipende da Abraham. Sì. Secondo me sia io che tu, come pure loro due, secondo me si aspettavano Mi qualcosa di aspettavo più da molto Abraham. di più, che non ne ha fatto niente. Effettivamente niente, Niente. pure la Roma ne sta risentendo, Sì, perciò sento sì, sì. malamente la Roma. Ma si sta sentendo i microfoni miei? Sì, raga, tutto a posto, ci sentite bene? Sì, Penso di ok. sì. Poi, passiamo alla seconda partita, Real Cordileone distruzione, che praticamente Real Cordileone sta vincendo da quante partite No, ha consecutive? perso, l'ultima l'ha persa, Ah, se è no vero, aveva è una vero, è vero. striscia positiva di 4 vittorie consecutive. Diciamo che su 6 partite ne ha vinte 5. Comunque, Savati, io in tempi non sospetti l'avevo detto, attendi al Real Cordileone perché tiene una bella squadra. E come infatti mi sembra che il mio pronostico di qualche settimana fa l'ho Secondo, dato amici. tra le prime posizioni, infatti, sì. Ma bene o Contro. male, chiunque infatti per cosa, a parte il campione del fantacalcio scorso, del maestro Laser, a Miss Quinto, Ah, non ci crede proprio, tanto Lizer. secondo me ignorante, perché comunque la squadra sta a dimostrare che la sua vittoria del fantacalcio dell'anno scorso è dovuta molto alla sua fortuna, al suo culo immenso. Stai parlando di Sì, Lizer? sì, sì, sì. Poi Di ci Rossi arriveremo, Lux. vedremo anche la sua partita. Distruzione, come lo vedi? In lizza per l'Europa Eurione Sì, League. secondo me l'indiziato fra il quarto posto si è un po' di fortuna in più. Quinto Dici? posto, sì, se per poche fortune anche potesse fare pure un quarto posto e vedere di qualificarsi in Champions. Se no, mo mi sbilancio e lo vedo addirittura come vincitore dell'Euro Rione League. Ah, Rione League. Sì. Non lo so, secondo me ce la può ancora, forse non per la 27ª giornata in cui, ricordiamolo, si decide praticamente Le qualificazioni. le sorti praticamente delle squadre, praticamente chi andrà in Euroleague e chi andrà in Champions League. Bruttissimo Champions League. Champions, perché c'è Eurorione League Eurolega. ancora si può fare. Eurione, no Eurorione, Eurione. Comunque passiamo avanti, distruzione per me ce la può fare ad andare nei primi quattro, probabilmente non per la 27ª giornata. Eccoci qua. Grossi Lux Juventus, Caduta di Rossi Lux con l'ultimo in classifica. un altro passo falso, sì, della squadra di Mr. Leiser. Esatto. Con Rossi Lux, sarebbe Rossi Lux contro Juventus, che è l'ultima in classifica. Fanalino di coda, sì. Fanalino di coda della squadra Meritatamente. del campionato, meritatamente sì, perché non ci sta mettendo tanta passione nella squadra, nello schierare la formazione.
e a volte fa degli errori che gli fanno giocare qualcuno in meno. Si potrebbe dire meno, che sì. Secondo me a metà è giocato, parlamoci chiaro. Non lo so, poi glielo chiederemo. Passiamo alla partita successiva, che sarebbe Minnesota Gladiatori. Qui c'è un'altra vittoria importante di Minnesota, perché si avvicina a Gladiatori, uno scontro diretto per le, praticamente per le due prime posizioni. E Minnesota sempre con grazie a Sam Vlahovic, oramai sì, se lo tatuerà sull'altro braccio. Da un braccio c'è il gatto nero che praticamente gli ha fatto fare il secondo posto l'anno scorso, dall'altro lato si tatuerà Vlahovic. Esatto, un piccolo Dusan basterebbe. Esatto. Poi glielo chiederemo appena lo vedremo. Praticamente poi ha fatto anche un bell'assist sotto il più 1.5 che lo porta a 8. E Aramo anche, che comunque sta facendo molto bene quest'anno. Ha fatto gol, sì, sono già 5 i suoi gol se non sbaglio. Però comunque sì, secondo me questa vittoria è colpa di Gladiatori. Secondo me è come se avessi una Ferrari in mano ma lo porta come una 500. Perché praticamente dici che abbia sbagliato a mettere la formazione. Sì, spesso e volentieri perde punti per colpa della sua formazione messa un po'. Torniamo sempre come Juventus alla ciecata. Anche se nelle prime posizioni l'istituto, ma quello pensi che sia per via della poca attenzione o per via della poca competenza? Proprio per la poca competenza del suo allenatore, secondo me. Sì. Okay, infatti vediamo che praticamente questa settimana ha perso un voto, altrimenti avrebbe pareggiato sicuramente, sì. Quello così è. Proprio per colpa della sua poca competenza, secondo me. Quindi vince anche Minnesota questa giornata contro Gladiatori, scontro diretto. E veniamo a Cipperoni contro Campbelli Irlandesi. Questa giornata un po' sottotono, Campbelli Irlandesi. Un misero 1-1. Un misero 1-1, da sottolineare i 70.5 punti, che comunque danno una continuità nei voti, praticamente nel mai scendere sotto i 70 punti, che per Campbelli Irlandesi è importante. E va bene così, un pareggio giusto. C'è il gol di Berardi, magari se non avessero preso tutti questi gialli. Adesso, 72 pieno. Un 72 pieno, adesso staremmo parlando di un'altra vittoria. Però di il tuo avversario potrebbe anche dire, se non avesse sbagliato quel rigore Martinez. Un giallo è un conto, un rigore non ha, un rigore è un bonus. Non è un giallo, sono tre gialli che tu stai parlando, invece quello è un rigore. Sì, però è una cosa diversa, perché il rigore è un errore di gioco che tu commetti, mentre il giallo può essere una cosa disciplinare, una protesta, magari un fallo che l'arbitro potrebbe valutare giallo o non giallo. Comunque è un mezzo punto che ti appoggerei se fosse un solo giallo, ma quelli ne sono tre. Sì, ma non è la quantità il punto, è l'entità. Cioè, vuol dire che il paragone con il rigore è sbagliato. Non ci sta, secondo me, perché il rigore è un errore di gioco, lo ripeto, un errore tutto di un rigore. Hai la possibilità, se avesse segnato erano tre gol, quindi ti dico, hai la possibilità di portare un altro bonus, di portare un altro gol alla tua squadra. Purtroppo sbagli il rigore, è giusto che tu prenda meno tre. Sì. Un giallo, ti ripeto, non è un errore tuo, ma è una decisione dell'arbitro, che in quel caso potrebbe essere magari una protesta o un fallo dubbio, dubbio, e potrebbe decidere anche di non dare quel giallo. È una decisione del, non è una, ma una volta di... due volte va bene, per il concetto non ci viene, no sì, esatto. Hai ragione tu, comunque sicuramente. È finita praticamente il primo girone, che sarebbe Rioner League. E andiamo a vedere la classifica. La classifica vede ancora in testa Campbelli Irlandesi, però il gap è diminuito da 6 punti a 4 punti sul Real Cordileone, che ha 28 punti. La classifica è molto corta. Vedo Bagar in coda. La classifica è molto corta. E praticamente stanno tutti a distanza di 1 o 2 punti. Vediamo Real Cordileone a 28 punti.
Jenna versus Carriolo 27, che grazie a un paio di vittorie consecutive aveva perso un po' di terreno, ma è riuscito a rimettersi in carreggiata e praticamente di nuovo in mezzo, sì. È di nuovo in mezzo alla bagarre. Lo Silux non vince da un po', viene da un punto in 6-7 partite, se sì. Non mi sbaglio, da tante sconfitte consecutive, ed è fermo a 25 punti da una vita, da un bel po' di tempo. Segue Gladiatori a 23 punti, e Minnesota a 22, Distruzione 21 e Birra Real 20. Come vedete, dal secondo posto fino all'ottavo posto ci sono soltanto 8 punti, praticamente un punto di distanza, o meglio quasi un punto di distanza per ogni posizione. Quindi è molto, quello che voglio dire, è molto molto equilibrata. Le uniche note dolenti sono Juventus e Peroni, che ahimè hanno perso molto terreno. C'è da far notare il sorpasso di Juventus su AC Peroni. Sì, infatti, con la vittoria di questa settimana contro Rossi Lux, Juventus supera AC Peroni e si mette a meno 4 dall'ottavo posto, che ricordiamolo è valido per l'Eurione League, sì. Alla 27esima giornata comunque è valido per l'Eurione League, quindi anche Juventus e AC Peroni a questo punto potrebbero sperare. Poi non ci vuole niente, 5-6 vittorie consecutive si rimetterebbero in carreggiata anche per i premi più importanti, sì. Esatto. E dopo aver visto la classifica di Eurione League, passiamo a Bundesrione, che praticamente non è questa. Sì, dobbiamo cambiare, praticamente dobbiamo mettere Bundesrione. Non potremmo zumbare Bundesrione, no? Antonino, ciao Antonino, mi dici grazie. Ciao Antonino. Sei generoso. Liverpool 2, FC gli Sgang 2. Vediamo che praticamente Liverpool è un altro pareggio, se non mi sbaglio, sì. Anche all'ultima giornata aveva pareggiato. Si è dato un po' a frenare la sua corsa, la sua fuga. Ha rallentato un po' l'andatura e praticamente pareggia con FC gli Sgang, che anche lui, se non mi sbaglio, pareggia da un sacco di tempo. Sì, 2-2, 3-3, 2-2. Mi sembra sia il quinto, sesto pareggio consecutivo. Poi andremo a controllare, magari, se qualcuno vuole sapere con più precisione. Anche lui trascinato da Dusan Vlahovic. Esatto. Anche per questo sta guadagnando tanti pareggi. E niente. C'è il gol di Banez, forse, oltre alla doppietta di Vlahovic, c'è da notare il gol di Banez, difensore, che comunque non gli ha permesso di prendere il più 3 in difesa, ed è un pareggio giusto, da 72 a 74 e mezzo. Ritorno alla vittoria Viking, Aldebaran Viking 1-3. Sì. Che, se non mi sbaglio, era da un paio di giornate che non vinceva. Si lamentava, sì, che lamentava, non vinceva da un paio di giornate. Di non riuscire più a vincere, a guadagnare i 3 punti. E praticamente c'è il gol di Simeone, il gol di Morata, il gol di Ibrahimovic. Come bonus da notare. Però la differenza, secondo me, sostanziale sta nei voti, che praticamente sono più alti quelli di Viking. Per questo magari si poteva pensare a un 2-1 con due gol, cioè, da una parte e uno dall'altra, però raggiunge gli 81 punti grazie anche al modificatore, esatto, di difesa, e proprio alla media dei difensori, sì, che è molto più alto. C'è uno Skriniar immenso quest'anno, e ne so qualcosa perché ce l'ho anche io, anche che a me l'irlandese sempre 6,5-7 gode dei voti di Skriniar quest'anno. E penso possiamo passare alla partita successiva, che è Dark versus Arsenal, contro Arsenal. Un altro ritorno alla vittoria, perché Dark era un altro fan d'allenatore. 4 giornate che non vinceva. Ecco, vedi che ricordavo bene. Un altro fan d'allenatore, un'altra squadra di quelle che non vinceva da un po' di tempo. E praticamente ritorna alla vittoria contro chi? Contro la candidata numero uno, praticamente, a far ritornare alla vittoria una squadra, cioè chiunque. Arsenal, che quest'anno con chiunque giochi rimedia sconfitte, nonostante i suoi punti che all'inizio
potevano sembrare, poteva far sembrare la sua squadra, poteva far sembrare che la sua squadra avesse un'andatura molto più elevata. Poi c'è stato l'infortunio di Osimhen, ci sono state alcune vicissitudini, comunque hanno abbassato di molto la media della squadra. E in questo caso ci stanno arrivando anche sconfitte meritate, diciamolo. 71, secondo me che non più di tanto, ma non cominciamo. 71,5. Purtroppo ci vediamo. Mo potessero dicere un giallo, 1, non 3, 1. Non 3 come prima. Ma pure in un Soriano che non schiererò mai più. Mai più. Soriano, scarto proprio Soriano. Mamma mia, cioè, tra Ilic e Kdall, cioè tu conti, pensavi ancora un ritorno in auge di Soriano. Non era uguale ad Arnautovic, e speravo che senza Arnautovic portasse lui qualche bonus. Si inserisce. Ci sono commenti che non leggo da qua. Sì, scusate il ritardo, Daniele, Minnesota. Ah, ma fatti già la squadra tua, te lo puoi dire. Possiamo parlare delle squadre più importanti. Lioner League, già sì, abbiamo già parlato di Lioner League. Vabbè, però mi ha fatto i risultati, sì, possiamo parlare in qualsiasi momento. No, la squadra sua, no, il che dice. Ma come dobbiamo fare con Christian per fargli vincere una partita? E stavamo dicendo... sei qua contro te, cario. Stavamo dicendo appunto quello, che ultimamente all'inizio è stato un po' sfortunato, perché comunque faceva i suoi punti, però subiva tanti gol. Adesso con l'infortunio di Osimhen, come dicevo appunto pochi minuti fa, si è andato pure a calare. Poi Chris, come hai visto? Risorgerò come la Pasqua dopo 3 giornate. Risorgerò dopo 3 giornate. 3 giornate, se perché 3 giornate, sono 3 giornate che ha perso. Poi la quart'ultima hai vinto? Sì. Allora, per questo risorgerò dopo 3 giornate contro di te, rescinito. Ti scassi. Questa giornata per Davis, si giocava contro Davis, per Dio. Non lo pensavo, sa quando è giornata per Davis contro me, si giocava. C'è da sottolineare un Beto, in forma smagliante, come lo vedete a Beto? Sta segnando sempre. Nuovo Ronaldo, ma non no Ronaldo CR7, Ronaldo proprio è un fenomeno. Sì. Scherziamo, che mi scagliamo la nepa sede fortissimo, mi porterà alla vittoria del campionato. No, ma quando mai si torna e si mente, farà 45 gol. Pareggio Atletico per niente, i Malandrini 2-2, pareggio testa coda, perché mi sembra più o meno i Malandrini stessero nelle prime posizioni, e Atletico per niente sta galleggiando un po' nelle basse posizioni. Atletico per niente ultimo in classifica, anche con la maggioranza dei giocatori dell'Inter che portano bonus. Questo è un mistero che non ci spiegheremo. Ma te lo spiego io sto mistero qual è. Perché nonostante i bonus che comunque gli stanno portando i giocatori dell'Inter e pure qualche altro giocatore, comunque sta giocando sempre un in meno. Forse sta giornata no. Questa giornata no, sì, anzi, al centrocampo pure perde un'altra volta un voto. Guarda, ogni giornata perde un voto. E come fai? È normale che è ultimo. Ma gennaio c'è già preso ora Martinez, poveri, pochi scambi. Giua, ma raccomando, no, ti scrivi in privato. Ah, tu stai nel tuo stesso giro. Sì, sì. Le mumbate che rescinite, signor Sbatti. Ma hai fatto 3 gol, contro e meno, può fare una davanti 3. Remontate incazzati, vediamo, remontate incazzati 3-1 addirittura, e sta risalendo, sembra là perché hanno vinto tutti e 3 gli ultimi, però dicevo, si sono avvicinati a me, ma stanno sempre come Stefano, ultimo per ultimo. Della classifica parliamo dopo, intende remontate in particolare, sono la terza vittoria consecutiva, secondo me. Non lo so, sì, però ultimamente sta vincendo più spesso, c'è un altro commento di quel pollastro di Carioca. Questa giornata per noi è sempre chi là. È finito. Sì, praticamente è finito. Incazzati come vede? Qualcosa la dice su incazzati? Squadra da metà classifica. Squadra da metà classifica, già scritto in partenza. Sì, sì. Con un po' di fortuna in più potrebbe ottenere qualcosa in più, ma così come un po' di sfortuna in più, Potessi pure a premi. Sì. Sì, giusto. C'ho sempre un po' di fortuna, però. Solo quello. Che mi fa?
metto un po' di musica che si è fermato. Rescinito invece, secondo me, mo ha perso il suo cavallo che lo portava avanti. Zelischi. Chi era che lo trascinava ultimamente? No. Paolo e Gravini dice degli incazzati, il pollo e Provolino. Massimino, che mette la formazione, perché pochi giorni fa io ho sentito che poi ci stanno anche queste cose tra soci. Sì, sì. Che poi molte delle nostre squadre stanno in società, mi ha dato un ottimo, mi ha fatto ricordare un ottimo spunto. E praticamente parecchi stanno in società e succedono queste cose, che va a mettere uno la formazione e poi l'altro la cambia. Poi chi è praticamente quello che sta a Funnan? Provolino, Massimi, che combina, Massimi? Secondo Ceres e Massimino, secondo Massimino è Ceres. Mo dipende dai punti di vista. Perché quando parlo con uno è un altro, quando parlo con uno è l'altro. Va capito tra tutti e due, mo, chi è Stuart e chi è dritto. A meglio società, Aten i gladiatori. Perché? Perché Leonardo non ci interessa, a me è punto su di te. Dite vicino, come si chiama? Rosario, vedetelo tu, mi caccio su di te. Esatto. Quello sembra di una classifica, che se sempre giustamente, sempre Rioner League. E a me mette Bundesliga. E vediamo la classifica. La classifica, nonostante sia il secondo pareggio consecutivo, Liverpool comunque mantiene la testa della classifica. Malandrini pure pareggiate, quindi mantiene anche il distacco invariato di 3 sì. punti. Poi si è avvicinato Vinic con la vittoria, superando Aldebaran. Scontro al vertice. Esatto. E si è messo in terza posizione. Questo vedo anche. Quello è un girone equilibrato, Rioner League. Questo pure è molto molto equilibrato, quest'anno sono è uscito veramente un bel, quindi faccio, allora detto, diceva la Irene, io e Figaro è scomparso, per me Figaro è scomparso, quindi faccio di testa mia. Questa è un'altra società, esatto. È un'altra società. Questa giornata molti scontri diretti ci saranno in Rioner League, è vero, vero, visto, notato, poi vedremo anche la prossima giornata, sì, appena avremo finito di vedere la classifica. E praticamente vediamo che sono equilibrate, vende alle Liverpool 31, Malandrini 28 con Viking, Aldebaran 27, Dark 25, Ingazzati 23. Poi c'è Skarsgård, fermo a 19 da 3 giornate. Da ormai 3 giornate. Si sono avvicinati Remontada e gli Sgang rispettivamente 18 e 17. Segue Atletico per niente. Fanalino a 13 di punti, come diciamo sempre, fanalino di coda a 13 punti. E ma per le prossime giornate, bella napoletana mente. Subito. Si deve vedere in formazione 18esima giornata, così vediamo anche le formazioni schierate, se le hanno già schierate. Skarsgård remontate, vediamo uno Skarsgård già attrezzato con gli uscite Hernandez, De Silvestri, Bastoni, Kovalenko, Ilic, Veretù, Beto, Jonsen, Zapata. In porta Skorupski. Che ci ha messo? No, perché giustamente non è Skorupski, è Skopuski. Esatto, Skopuski. Offano di Reina, perché Sarri ha deciso che è meglio Stragoscia. No, non sei, secondo me non bisognerebbe dire più orfano di Stragoscia che ha scartato. Perché sì. Reina, devo dire, non sei orfano di Reina, solo che non gioca. E che si no, Jukavis. Poi fra Skorupski e Romero. Confido più nella scarsità della Juve, sinceramente. Dici? Sì, perché ho Bologna in casa comunque. Yoga. Ai ultimamente pecca. Si accettano pronostici, voglio Skarsgård alla remontata. Paolo, fammi sapere tu chi mette i porti. Come vire Skorupski? Attenzione anche a Terracciano, dice Carriolo, dice Minnesota. Non pensavo a Carriolo. Viking Liverpool, scontro in famiglia, scontro fratricida, ragazzi, perché questi praticamente, queste due squadre, questi due fan allenatori, sono due fratelli. Esatto. E questa settimana se ne daranno di santa ragione anche in casa. Derby di Bellizzi, derby fra fratelli e scontro al vertice. Anche pure, cioè proprio apoteosi, questa è una partitissima. Viking, se vince lo aggancia. Forse si prende il posto Terracciano, di chi parli, di Dragoschi. Può essere, perché mi sa che Dragoschi mo sta bene già da un paio di giornate e comunque sta giocando Terracciano. Poi non lo so, andremo a vedere anche
nelle probabili formazioni, esatto, della prossima giornata. Questa stessa partita qua è importantissima, perché se Viking vince aggancia Liverpool a 31. Sì, sì, 28-31, esattamente, praticamente hanno 3 punti di distanza, ci sarebbe un aggancio, sì, al vertice. Pensa se vincesse anche Malandrino, avremmo tutti, 3 squadre, tutte e 3 prime in classifica, a pari 31 punti. Manghegliani vince pure al del Baran, 3-31 e 1-30. Dice Daniele sempre, Minnesota, Viking, sinceramente una squadra un po' bruttina, secondo me ha la stessa mia fortuna. E non lo so, adesso vediamo un po' anche la classifica, com'era, quanti gol... Allora, vediamo se è fortunato. Non direi, perché comunque ha subito 28 gol in 17 giornate. Più o meno quanto è una... Fortunato è Liverpool che ne ha subiti solo 21. Sì, 1,0 di più o meno. Sì, infatti Liverpool ha subito soltanto 21 gol, ma anche Malandrini 23. Non sono tantissimi gol, poco più Aldebaran, poco più di un gol a partita. No, ma Aldebaran anche sta su 26 gol, non sono pochi, non sono tanti, non sono pochi, come anche 28. Quelli, diciamo, che fanno più scalpore sono il confronto tra Liverpool, che ha subito 21 gol, e Scarsenal, per esempio, che ne ha subiti 36, una differenza di 15 gol in 17 partite. Cioè, è quasi un gol a partita, raga. Secondo me la differenza comunque... Devo cambiare di per farci tanto, era fatto. Si quatti sci. È una differenza incisiva, secondo me, che comunque ti fa perdere un sacco di punti. Sì. Ci sta. Tanto per farci e facci. Praticamente, dove era la nuova giornata? Era qua. Viking Liverpool, poi c'è gli Sgang Atletico per niente, che lottano per la salvezza, per l'Eurione League. Ingazzati Aldebaran, altro scontro quasi al vertice. Scamacca, sì, però... Joao Pedro Simeone al volo, come lo vedi come tridente? Sta giornata. Sì, Joao Pedro, Cagliari Udinese può fare gol. Simeone può fare gol con chiunque. Eh sì, sta dimostrando ampiamente che stanno meno di 17-18 gol. Non li farà, sì, sì. Scamacca, no, chiaramente è come terzo attaccante, è buono. Effettivamente sì, poi a me mi piace Scamacca, la verità, un bel attaccante. Sta giocando pure, ma sta trovando anche tanto spazio. Le prime due formazioni schierate. Le due formazioni schierate a confronto, Ospina, esatto. Udero, chi va meglio? Secondo me è uguale, perché Venezia non farà molti gol con la Sampdoria, il Napoli gioca contro il Milan. Secondo me di chi va meglio Audero che Ospina? È arrivato a questo punto, sì. Sampdoria-Venezia, Milan-Napoli. È arrivato a questo punto, sì, penso di essere d'accordo pure io. La difesa mai, Biraghi, Augello, De Vrij, Faraoni contro Nuiting, Di Marco, Kasdorp, Criscito. Da un rigorista a testa, però secondo me è un rigorista Biraghi. Ah, il rigorista Biraghi, sì, spesso e volentieri dire pure isso. Fiorentino Vlahovic, però spesso e volentieri dire pure Biraghi, dipende da come si trova, non mi risulta. Comunque andiamo avanti, secondo me è meglio la difesa di Malandrina, è arrivata a secondo, si stanno facendo i confronti per ruolo. Sì, sono d'accordo. Tutti i giocatori, a parte De Vrij, che stanno diciamo, becca un po' rispetto agli altri anni, un po' sottotono, sì, però Biraghi, Augello, Faraone sono tutti giocatori della media alta. Pure noi di marchio di Kasdorp è Criscito, non lo so, però sì, in base a fatti categoristi è qualcuno Criscito segnato pure sempre, sì. Criscito era 4-5 maggiore, Tonali, Aramu, Zaniolo, Pasalic, Malinowski, Candreva. Lui va. Già che dici Candreva, Pasalic, già pensi che hai detto tutto cose. Ma pure Malinowski, dici solo due. Chi invece maggiore Tonali? Mi hai già perso 6-7 commenti, secondo me. Allora, secondo me la stessa mia fortuna è l'ultimo che ho letto. Esatto. Ci sta, pensavo peggio. Sì, infatti, parlo ancora di Viking. Sì, diciamo, sì. Però 36 gol subiti non si può bere. Effettivamente. Dice a me.
Ma cosa dice? Però non l'ho colto in tempo questo messaggio e non capisco niente, Cristian. Chi è? Sempre Daniele. Perché le cose che si tenevo campionati di Liverpool facevi faccia tanto. Parlando di Biraghi, che ha ricevuto un rigorista e non rigorista, ce ne ha tirato uno perché Vlahovic gliel'ha lasciato. Perché ne sai, si mossa la partita, Vlahovic ha fatto già due gol e non ce l'ha, esce un rigorista. Un rigorista è Vlahovic. Sì, non c'è dubbio. Pedro Barro Vilicic, Berardi Sanabria. Com'è che ha messo le due attaccanti questa giornata? Muriel Raspadori non lo convincono. Perché dice Muriel si è giocato già quasi tutti i 90 minuti la scorsa. Pensi che non gioca la prossima. Se è preferito ammettere che dove gli dice a Zaniolo, che secondo me chi è nato, che chissà se avesse a buffi i panchini. Zaniolo? Sì, flop completamente chissà purissimo. Ma sai il problema secondo me? È Mourinho in panchina. Secondo me se giocasse trequartista, come giocava Pellegrini prima dell'infortunio. Sei infortunato Pellegrini. Ma poi sei infortunato Pellegrini, invece di metterne uno al posto di Pellegrini è cambiato modulo, sì. Perché si dica che un problema a Roma più che altro è in banchina, secondo me? Però cioè, vai a cagnare, togli Mourinho, ma un meglio di Mourinho, chi ci sta? E che dove gli dici chi ci sta? E cazzo pure capisci o magazziniere sotto che fa gli qua meglio, che dove gli dici? Comunque la Roma era partita in quarto. Che pronostico, chi ha vinto questa partita secondo te, Malandrini? Secondo me ha vinto Malandrini. Vince Malandrini per te. Questo bufante, capito? Prossima giornata di Rioner League. Che si riballa 18esima. Sarebbe l'ultima giornata del girone d'andata del nostro fantacalcio. Ma è sempre Rioner League. E mette un gol, lei. Bunda si mette. Rioner League. Esatto. Non lo so. No, ma sai che sei ingrippato. Rioner League, vediamo se ce lo dà. Fortunatamente stavolta, dopo un po' di attesa, qualche attimo di attesa, Juventus possiamo vedere la prossima giornata. Scontro salvezza. Mica tanto, secondo me. Scontro Rioner League, scontro perché la salvezza, giustamente, se non c'è retrocessione, non c'è nemmeno salvezza. Salvezza da cosa? L'ultimo posto scontro Eurione League, perché praticamente sono tutte e due si sono adesso mi mette una pena, come si dice, una penitenza perché fa ultima e come già essere pure scontro salvezza un tatuaggio perché chi fa l'ultimo si fanno tatuaggi. Sono stato ultimo in classifica, tatuaggio nei kill come si fanno le al mare, le ne kill che danno numero 7 e poi esatto, vanno via. Adesso potesse fa Distruzione Enna versus Carriola. Paolo, le formazioni già schierate. Secondo te come va questa giornata, Paolo? Fammi sentire un tuo pronostico. Bruno Pizzul, lo vedi? Fernando, non mi ricordo. Fernando Martellini. mi sa Montipeport. C'è Marco 19, Marco 26 che dice hai perso già. A chi ti riferisci? Distruzione Enna versus Carriolo, così glielo riferiamo. Praticamente non lo so. Audero, vediamo, Enna versus Carriolo. Audero, Molina, Bastoni, Palomino. Sarà rinominato da oggi in poi Topo Gas, la squadra Topo Gas. Ah, perché su no, guarda, imparano a sciogli lingua, io mamma mi rogo caldo. Distruzione sono forte. Quello con il mod non ti può perché lo tengo io e mi affonna sempre. Chi è Cotone a Montipò? Distruzione. Glielo riferiremo. Paola, se sei in chat, rispondi al nostro amico. Che praticamente dici che hai perso già perché hai Montipò in porta. Ma anche il resto della squadra, non è perché uno vuole disprezzare, però Bastoni, Ike, Acerbi, Stojanovic, che si è Bairami per tutto. Beto, Zapata, Quagliarella gioca, chiusa. Ogni volta che lo mette lui non gioca mai. Con un gabbiatino in grande spolvero. Ogni volta che lo mette non gioca mai. Direi che... Stanno quasi un tridente d'attacco come me.
Sì, vengo, vengo pure, vengo purissimo. Perché vedo Zapata in quella. Vedo Zapata vere tu. Anche vere tu. Sì. Cioè, proprio fate. Sta giornata sono pochi quelli che abbiamo uguali, perché sennò spesso sono di più. Il mio pronostico è un 2 fisso qua. Non lo so. Dopo Gas vincendo. Sì, dopo Gas vince stamattina. Anche perché sei in rampa di lancio, Se il rampa di lancio viene da 2-3 vittorie consecutive. Uyoga Minnesota. E chiama Minnesota, il nostro caro Minnesota. Il Real deve farci tanto. Ma il Real non vince una partita dal 15 maggio dell'anno scorso. Mm-hmm. Eppure strano, tenevi un bello centrocampo all'inizio. Proprio Modric, sai chi ha penalizzato pure il Real? Abraham innanzitutto. Abraham, Zaccagni. Ma mo Zaccagni sta giocando. Sì, ma il a Verona faceva sicuramente di sì, più. Sì, sicuramente faceva meglio. Avrebbe giocato di più, avrebbe portato qualche bonus in più sicuramente. E poi secondo me è un po' attaccato dalla sfortuna. Cragno, come ho visto sta giornata? Cagliari gioca di Udinese in gli casa. Fa 3 gol, vedo. Vedo là, secondo me chi è risposto, Paolo. E la vincerà proprio contro di me, dice Villarreal. Sempre Minnesota. La faccia danno. Non vince dal 15 maggio e la vincerà proprio contro di me, dice. Vuoi vinci, cario? Fa come faccio io che ho marcatore attaccando Rosso. Se fanno troppi 5 minuti. Però io ci perso lo stesso. Come va la difesa di Minnesota? Lazzari, Colley, Toloi, Zappacosta. Guarda Zappacosta, mi parlano 4 scappati di casa da Nanzacchi. E lì cosa dice, venite con me che mi servono lui e 3 papparà. Il centrocampo, Lazovic, Aramu, Sottil, Kulusevski. Che tenis? Tenis? Guarda Aramu che ha fatto 3-4 gol. Boca, ma visto sicuramente lo dice, a me mi manca Pellegrini. A me mi manca questo, a me mi manca. Che dite? Niente, sta ridendo. Cioè, a me mi manca Pellegrini, a me mi manca là. Però parliamoci chiaro, lo vado a Vlahovic, te ne ascolto più feste di Juventus. Che è ultimo in classifica. Vabbè, ma la difetto sta nello schierare la formazione. Sì, sì. Secondo me. La squadra Atene. Pure a Ciperoni. Te ne ha squadra superiore a Socio. Però secondo me non la sfruttano. 5 gol Aramu, no 4. Noi prima l'abbiamo detto, ma l'abbiamo detto 5, sì, abbiamo detto 5. Che Vlahovic arriva all'attacco, poi Vlahovic Henry, grande attaccante. Magari Henry. È un altro Henry, come si chiama? Henry. Aaron non viene questo attaccante. A Francia. E lui è Henry. È un figlio di Henry. Ah, è un figlio proprio, veramente? No. Non grigli. Poi tra l'altro è biondo, mi pare più uno scandino. Non è un figlio di Henry. Sì, ma me lo immaginavo. Che qua c'è lo scontro al vertice, voglio un primo e secondo. Qua vogliono pronostiche. Correa e Rebic, ricordo anche. E i tieni in gamba, che buono è. Ne tieni in gamba, al quadro dove è fatto. Non ci pensavo, io pure tengo così meno infortunato, però che mica mi metto a cianci. Ma mo che sta qua com'è? Cordione, cammello irlandese, dipende dai partiti. Chissà quello che schiera su Saponare che hanno colpato. Simeone, Pinamonti, Sanabria in attacco. Io te lo dico già, anche non l'ho ancora schierata la formazione, però molto probabilmente sarà. Schiero la live adesso. La schieriamo live? Sì, volevo sì vedere prima tutte le partite e poi la schieriamo. La schieriamo live. E schieriamo live, schieriamo, fammi vedere com'è. Ma è molto facile questa settimana, perché meglio? Perché quando fa bere cose comodo, no, ti fa bere tutto, cacca, ti fa vedere tutto. Voglio poi live, voglio la squadra del primo in classifica. Della capolista. Facciamo così, a quando ci capiti c'è Cariole. Cario, schiera tu la formazione su, via, fammi vedere. Ma tanti mo la schiera come vuoi, perché tanti mo la va a cagnare. E appunto, di chi schiera c'è la formazione, Cario. Allora, come si fa? Pulisci. Yeah, carino, fammi vedere che ti fidi fa. Yeah, in porta chi metti? Perin, Scesni, Provedel. Vabbè, però ok, cioè, penso che sì. Metta, chi metti?
E dopo un momento che non arriva un messaggio, ci è schierato e poi si qualcosa. Ah, allora, in questo caso a me, nonostante sei molto, molto, come si dice, attraente l'idea di schierare Provedel, però io vado sulla sicurezza e metto Ascesi, perché poi non voglio muzzicchietti. Poi è capace che anche all'ultimo minuto magari la follia e vaga a metà praticamente. Il cosiddetto colpo dello scienziato. Lo scienziato, vaga a fu scienziato, lo scienziato dell'ultimo minuto. Infatti schierata, schierala, poi se cambierai qualcosa te lo dico. Ah, ok. E vabbè, allora partiamo la difesa. La difesa questa settimana siamo inguaiati. Siamo proprio inguaiati, quindi non penso che si può scegliere, da tanta scelta non c'è, l'unica scelta che abbiamo secondo me sul primo panchinaro, ma nemmeno è se c'è, è scegliere se rischiare Di Marco in campo oppure no. Una cosa ovvia mi pare, per non rischiare di giocare uno in me e a difesa a tre, chiaramente. Purtroppo a malincuore, in quanto amante stimatore del modificatore di difesa, tu lo sai. Sì, sì. Però la difesa a tre questa settimana è inevitabile. Non si può fare. Bologna-Juve, io De Silvestri lo eviterei. Skriniar, cioè, non sto nemmeno a chiederlo. Nuiting in questo caso nemmeno, perché anche se non è uno dei miei titolari, a me quando mi serve lo schiero, che a me mi dà sicurezza, meno del 6 è difficile che lo prende. Mm-hmm. Infatti Schiano è sempre quello là. Noi Ding è un rendimento abbastanza elevato sempre, ma qua è l'unico dubbio, e se al posto di Silvestri, che poi sarà un panchinare che mi dà certezza di voto, e se mettere Di Marco in Salernitana Inter o Alessandro Bologna Juve. Però io, cioè, pensandoci bene, non ho manco più tanto nel dubbio, vaga tranquillo con Di Marco. Anche se gioca nei 5, non mi interessa. Comunque Di Marco è un giocatore interessante. E in questo caso un calcio ad angolo. Anche se Mois se ne sta tirando di meno, perché sta giocando in posizione più arretrata quando gioca. Però in questo caso sono proprio, come si dice, dei pezzi. E allora a male estremo di me, Di Marco in campo è il primo panchinaro della difesa. Metti in Alessandro e segue De Silvestri, che nel caso in cui succede qualche incantesimo, sì, pure Danilo ha detto Di Marco, infatti, sì, siamo d'accordo. Centrocampo, un po' di scelta ce l'abbiamo, anche se... Ah, ma Zelischi tutto a posto allora, tu hai detto Zelischi ha perso Zelischi. Che ne saci? Ma infatti anche ieri ne parlammo e pensavo fosse uno scherzo, no, Zelischi stava... che stava bene, sì, poi mi sono ripromesso di andare a controllare, ma non l'ho fatto. Comunque sono contento che sia tornato Zelischi, cioè che stia bene Zelischi. E che lo posso schierare, Zelischi senza nemmeno chiedere, lo metto, perché è uno dei miei titolarissimi, anzi è il mio top di quest'anno a centrocampo. Un altro che praticamente mi aspettavo avesse un rendimento da top è Felipe Anderson, però Felipe Anderson ha iniziato bene, si è perso un po' per strada. E lui dice la seconda scelta, in questo caso metto Bernardeschi, che sta facendo bene le ultime tre partite, due assist, quindi non mi posso lamentare. Tra i vari, Torreira sicuramente uno di quelli che mi sta dando più sicurezza a centrocampo per quanto riguarda il voto. E a sto punto ti dico che mi rischierei Felipe Anderson in Lazio-Genoa, però mi attira molto maggiore in Spezia-Empoli. Questa giornata me lo sento vicino alla porta, cioè nel senso che può portare qualche bonus. Forse, non lo so, Andrea, se volessi rischiare Felipe Anderson lo metterei a posto di Torreira, però non mi va a rischiare. Dai, lo disse anche qualche giornata fa che aveva esaurito, infatti, sì. Felipe, no, mi dispiace, ma io
purtroppo ha agito pure la settimana scorsa e praticamente nelle ultime 5-6 giornate sta prendendo tutti brutti voti, 5 e mezzo, 6 al massimo, bonus non ne sta più portando e ho deciso di metterlo un po' in stand by fin quando non mi dà più garanzie. Se segna mi morderò le mani, però sarò anche contento perché saprò, sacci, che sicuro che facendo gol vuol dire che è ritornato in forma e lo posso schierare dalla prossima. Anzi, fammi mettere prima il centro, la panchina. Felipe Anderson lo mettiamo come primo panchinario perché non si sa mai. E tra Aslan e Ricci, sta giornata mi dà più tranquillità Aslan, anche se Ricci comunque sta facendo bene. Ma mettiamo Ricci, meglio ancora. Metto un portiere lui. Ma lo mettiamo subito, tanto non c'è da discutere. Metto Perin, tranquilla, metto secondo, senza problemi. In attacco... Mi stai schierando in manchino? No, no. No, sì. Ah, sì, esatto. In attacco, voglio Berardi, non lo chiedo nemmeno. Purtroppo vorrei chiedere su Muriel qualche opinione, però io oramai ci ho fatto affidamento. E io sono conservatore su certe cose, molto spesso, su certe cose. Allora, fiducia a Muriel per il momento, anche perché... L'unica nota dolente di Muriel è che sta giocando di meno. Quando gioca di meno allora porta meno bonus, però nelle partite in cui ha giocato, nelle partite in cui è stato presente in campo, ha comunque dato il suo contributo con gol, con assist e con giocate. Muriel si mette sempre, infatti, dice anche Daniele. L'anno scorso la panchinata ha fatto quasi 20 gol. Appunto. Questa giornata Arnautovic direi proprio no, perché la Juve quest'anno mi dà certezza in difesa. Secondo me prende al massimo uno, ma c'è cioè un gol in una partita può prendere e non sempre, quindi non lo metterei. Verde direi di no questa giornata, e tra Keita e Gonzalez forse tutti e due sarebbero interessanti, però Keita lo vedo più giocatore da bonus, quindi mettiamo Keita tranquillamente. E questa è la mia formazione: voglio primo panchinaro Gonzalez, secondo panchinaro Arnautovic. Che succede? È un doppio tasto. Sì. Portiere sempre metto Perin. Va bene così, questa è la mia formazione, la andiamo anche a confrontare con quella del mio avversario, se è ancora in... si sta ancora in... come si dice? L'abbiamo tolta. Non è ancora in schermata. In schermata, sì, esatto. Abbiamo visto la prossima giornata, abbiamo visto un po' tutto. Chi è? Cioè? Cristian, siamo un attimo in live, ma ora poi che mi ha fatto la live ci ho detto. Allora, praticamente dove eravamo arrivati? Dovevi far vedere la tua formazione a confronto con quella del tuo avversario. Esatto, esattamente. Riccardo Cuor di Leone, ma non c'è in questa schermata, la dobbiamo aggiornare. In modo che si può vedere anche la mia formazione, ecco qua. Questa è la formazione: Szczęsny, Di Marco, Nui, Dingstrini, Arraimè, tre difensori, Maggiore, Torreira, Bernardeschi, Zielinski, Keita, Muriel, Berardi, contro Andanovic, Martinez, Quarta, Quadrato, Rodrigo, Becao, Savonara, Pasalic, Mkhitaryan, Lukic, Simeone, Pinamonti, Sanabria. Come la vedi? Un pronostico. Secondo me fanno gol tutti e tre l'attaccante di due. Eh? Secondo me i suoi tre attaccanti, sì, molto probabilmente andranno tutti e tre in gol. Ah. Sì, secondo me deve attaccare. Ah. Dici, i miei invece non vanno a gol nessuno tutti e tre. E che età, non ci tengo tutta questa fiducia. Muriel si trasa l'ultimo, dipende dalla partita, come sta messo.
E poi Berardi dio gol assist, spizza e blondi riporto, quindi è inutile che tu dico. Ma l'ultima live che abbiamo fatto, come mi state perdendo? Non è da volte sul mio no, contro il Civeroni. Contro il Civeroni diretto vincente, a Carrioli ci è accorto a te che vince il Civeroni. E te su. Quindi tu, ma, secondo tu, me due vince Riccardi, fissi, sì. Due fissi. Mi vedo in svantaggio pure questa settimana, la verità. Ma manca tanto per l'altà, pure perché secondo me il centrocampo suo può portare qualche bonus in più. Saponara, Pasalic, Mkhitaryan. Ma manca tanto fra Lukic e Saponara, fra quando Pasalic e Mkhitaryan. Sono pericolosi. Sì, sono assai pericolosi. Pur si sono tutti e due l'Atalanta. Sta giornata mi aspetta una sconfitta, allora ci mettiamo anche molto molto vicini, perché si mette ad un punto praticamente, se vincendo anche Jenna versus Carriolo si mette uno a due punti. Rossi Lux ormai non contiamo più che kill è scars e sono 6-7 giornate, avrei l'ultima partita ancora, è rimasto un'altra, sì, partita ancora. Ah, gladiatori Rossi Lux stanno pure le formazioni già schierate. Odriozola, Berezischi, Faraone, Di Lorenzo. Come vuoi vedere sta difesa? Odriozola, Berezischi, Faraone, Di Lorenzo. Che sarà la difesa, cara? A parte Di Lorenzo e forse Berezischi, ma non per niente, per il voto. Tutte e due. Perché sennò è più tante. A parte Faraone, se non mi sbaglio. È l'unico che ogni tanto porta qualche assist. Ma pure qualche gol in questo campionato, no, sta stagione, no, però nelle passate nelle passate era ottimo, era difensore a bonus, subito dopo De Hernandez, Hakimi, chi si sì, era uno dei migliori, sì, sicuramente. Buono così, ma andiamo a vedere un po' se possiamo dare qualche consiglio nelle prossime formazioni. Grazie al cielo. Ma quando torno, Caiseta, mannaccia la miseria, mannaccia. Lazio Genoa, Caiseto. Ma quest'anno è stato infortunato, mi sembra che 3-4 presenze in te. 4 presenze, un gol e 3 assist, un gol e 2 assist. Che sa, come ha vinto questa partita allora? La Lazio è distrutta. Qua per destro... diciamo, gol lo Genoa può fare, non alla vittoria. Però secondo me il destro in gambe è fatto sempre bene. Sì, è pericoloso. È sempre buono. È più pericoloso il Genoa con destro in gambe. Questo è poco ma sicuro. Dici? Sì. In modo di sì, cui. Sì, effettivamente. Comunque quando è fatto? 8-9 gol fino a mo. 10, una decina di quattro. Doppia cifra, quasi. 8-9 gol. Quasi a doppia cifra. Sì, 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 sì. Comunque, sì, a gol a gol, secondo me Lazio Genoa aveva comunque una vittoria della Lazio. Forse c'è un gol loro Genoa, ma sicuramente la Lazio ne fa più. Gli unici consigliati del Genoa, destro e Criscito, proprio. Perché destro uno è rigorista. Criscito, sì. È l'unico che fa gol a Genoa. Magari forse. Pure cambiato un poco, potrebbe portare un qualche buon assist, un buon voto, un assist, perché sul lato di Marusic, mm-hmm, Marusic spetta Isai, è leggermente più offensivo. Mm-hmm. Rispetto ai Sari, quindi sì, può trovare più spazio cambiato, magari che ne so, per un assist o comunque per una giocata interessante. Della Lazio, mentre invece nella Lazio Immobile non penso che c'è da dirlo che è consigliabile. Secondo me sta giornata Zaccagni, esatto, lo quello volevo ricevere. Secondo me Zaccagni potrebbe tornare al gol, lo vedo rampante per una buona prestazione, magari pure qualche bonus, che ne so, sì, se non un gol anche un assist. Mm-hmm. Milinkovic Savic sta vivendo un buon momento, quindi pure per me pure lui secondo me sarebbe da schierare. Chiaramente. In difesa Acerbi, Marusic, tranne Marusic forse, che a me non piace tanto, come avrete capito. Secondo me sono tutti schierabili, anche Stracoscia. Sì. Anche Stracoscia è consigliabile. Al meglio di niente, sì.
Sì, vediamo se c'è qualche infortunato. Tra quando torno io? Stato Caicedo, Rovella, Caicedo? Tra quando? Non c'è da valutare per la Lazio. Quindi è quasi al ritorno. Vai, valutabile, forza valutabile per questa giornata già, forse. Si torna uno schieri, il gol dell'ex Caicedo all'87esimo minuto. Salernitana ed Inter. Ah. A proposito, fermiamoci un attimo, sta Salernitana, ma che sta succedendo? E se non trova proprietario, entro 31 dicembre, no? Retrocessione, non lo so come finisce, fallimento, retrocessione. Se va a fare una volta in partita assieme a Battiva Chiesa in Coppa Sant'Anna. No, ma cioè, io voglio in chiave fantacalcio, ma indipendentemente da quello che può essere... i risvolti di, come tu dici, di antipatia e di sfottò tra le squadre. No, mica non sfottò, che la così è. Se non trova proprietario, cioè, entro il 31 dicembre, rischia l'esclusione al campionato e un fallimento. E questo qua, fin qui c'eravamo. Ci siamo. Al fantacalcio come ci comportiamo? Esatto. No, quello che c'è, cioè, praticamente una volta che si parla di fallimento della squadra, si parla anche di estromissione dal campionato, sì, cioè sì, non sì, può sì, giocare sì, sì, più le partite. Esatto. Con la Salernitana esclusa dalla Serie A, vediamo un po' che dice, che è fanpage. Praticamente una volta estromessa la Salernitana dalla squadra, cioè giocano solo 19 squadre, con una che riposa ogni giornata e che vince a tavolino. Come funziona? Penso di sì. E non è un vantaggio per chi riposa, chiaramente. No, un vantaggio per chi non ci ha ancora giocato con la Salernitana. Mancano due partite, penso che fino al 31 di gennaio chiude il girone d'andata. Sì, sì. Perché là poi c'è, cioè, fino al 31 gennaio per trovare un altro proprietario, quindi fino a tanto tenendo tutto i diritti uguali. Con la Salernitana esclusa dalla Serie A cambiano classifica e retrocessioni, campionato stravolto. Il trustee a cui è affidata la cessione della Salernitana chiedono una proroga alla FGC, che ha fissato il termine al 31 dicembre. In caso di esclusione del campionato cambierebbe lo scenario della Serie A, cioè, lo spiegano? Penso di sì. Pugno duro, tarallucci e vino. L'interrogativo nasce spontaneo dinanzi alla questione salernitana, che nessuno si stupisca però. Da anni il club campano è controllato in deroga da Claudio Lotito e la promozione in Serie A avrebbe dovuto porre fine alla multiproprietà con la Lazio. Invece la FGC ha deciso di prendere tempo, ha autorizzato la costituzione di due trust finalizzati alla vendita delle quote e ha stabilito come termine ultimo il 31 dicembre 2021, cioè praticamente 15-16 giorni. O si vende la squadra entro il 31 di dicembre, cioè nel bel mezzo della stagione sportiva, mm-hmm, che se arrivasse a questo punto era quantomeno da tenere in considerazione. Entro il 15 dicembre i due trust, Melior e Widar, avrebbero dovuto ricevere una proposta d'acquisto del 100% del pacchetto azionario. Adesso invece chiedono alla Federcalcio di valutare un differimento del termine delle operazioni di vendita, perché offerte congrue non ne sono arrivate. Gli scenari possibili sono due, questo è quello che ci interessa a noi: una proroga o l'esclusione della Salernitana dal campionato. Modo di una cosa subito, vuoi sapere una cosa, ma subito. Non ha estromettere mai a un quadro campionato, mai. Cioè, è una cosa proprio stranissima. Non la estrometteranno mai la Salernitana dal campionato, non tu metti proprio in campo. È una delle possibilità che è stata presa in considerazione, perché dici, ma l'iter così va. Però prima di quel termine, secondo me, si farà. Sarà una proroga. Sì, no, ma una proroga. Cosa dici? Ma prima del termine, o risolvono il problema, o ci sarà una proroga. Secondo me, un termine non lo risolve. Perché dici, una società, chi sa, che le tenne 18 giornate, 7 punti, e una caccia 70, 80, 100 milioni di euro. Così piglia una società già condannata alla retrocessione. Che vuol dire? Stanno di svolti economici che comunque possono convenire a qualcuno. Infatti, proprio una squadra che in fase di retrocessione con questi termini da raggiungere, magari c'è paghi meno, sì, ovvio, no? Perché si parlano nei 60-70 milioni di euro? 60-70 milioni d'euro per comprare praticamente tutta la Salerno Calcio. Il Salerno Calcio. Ma secondo me lo risolvono questo problema.
noi abbiamo già parlato di come risolvere il problema a livello di fantacalcio, però secondo me non ce ne sarà bisogno, perché è impossibile, anche se non ci sono mai, non c'è un precedente che può fare da battistrada, diciamo, su come risolvere questo problema, anche se noi già bene o male ci siamo attrezzati, ci siamo organizzati su come farlo. Però a parere mio, la Salernitana dal campionato di Serie A quest'anno non sarà mai estromessa, impossibile, cioè troveranno una soluzione sicuramente. Torniamo ai consigli. Dopo questa pausa, dopo questa piccola parentesi dedicata, diciamo, alla situazione societaria della Salernitana, torniamo alla Salernitana in campo. Secondo te questa partita è consigliabile qualcuno della Salernitana? I tifosi. Schierati. I tifosi effettivamente in casa fanno sempre un bello spettacolo, specialmente in queste occasioni, come con squadre come l'Inter, la Juve, squadre blasonate. Con la Juve non facete uno striscione, no, sì, c'è una coreografia. Alla Moro Verde, sì. bellissima coreografia, no? Su questo c'è da applaudire la tifoseria della Salernitana, ma indipendentemente dalle rivalità, gli sfottò che ci possono stare tra le squadre. Comunque a livello di tifo la Salernitana c'è veramente di tanto di cappello, che sono veramente una bella tifoseria. Come tante squadre del sud, come hanno una bella tifoseria. Sì, questa è la classica partita over 14 e mezzo. Fuori ospite. Casa. Sì, infatti. Quando più non tenete l'interno, più non mettete. Vabbè, però giustamente si deve fare una cella dove si possono mettere tutti. E chi è? La Salernitana, però qualcuno che tu dici che si... Dumfries, secondo me farà bene, perché lo vedi in crescendo. Che se Achille è forte, lo sa Sicci. Di Dumfries, corre, sì. È veloce. Dumfries, Çalhanoğlu. E secondo me Zego ha qua, Pippo, fa nato per il gol Martinez. Sì. Çalhanoğlu, un grande spolvero, no? Che mo' Dumfries, Çalhanoğlu. Sì, no, volevo intendere un grande spolvero, nel senso che comunque nelle ultime 14 giornate ha fatto un grande gol l'ultima giornata. Mamma mia. Una mazzata, lì dall'incrocio. Che la giornata prima era calcio d'angolo. Ah, boh, Chile, secondo me è più da attribuire alla scarsità della difesa della Roma e del portiere della Roma. È una palla strana comunque, in effetti. Sì. Ah, boh, sì, io più o meno sono d'accordo con te stessi, scrini arrobbiamente, ma penso che non c'è bisogno nemmeno di dirlo. La Salernitana, io parlavo di chi può fare botte, sennò a livello di difese è inutile, sì. La Salernitana non mi sente consigliare nessuno, perché se, a parte la situazione, sembra proprio che oramai è una squadra abbandonata alla retrocessione. Ma proprio uno, sì, proprio si costretto, l'unico che Kill pure si consigliasse sempre è Ribéry, perché Kill è storto morto. Il suo lo fa pure se in questa partita è complicato, ma proprio assai. In realtà anche l'ultima partita l'ho visto sottotono, ma nelle cose che, diciamo, non per quanto riguarda a livello atletico, che ci può stare per l'età, ma a livello delle cose che lui sa fare meglio, i passaggi, i dribbling, ci si sbagliava pure chi lì là, quindi non so a questo punto quanto può dare Ribéry al calcio ancora, sinceramente. Anche se al calcio di grandi livello già. Là, no, dico al calcio di grande livello, cioè nel senso della Serie A. Mm-hmm. Sì. Con la squadra come l'Inter, non lo so. Sì, proprio ultima spiaggia, proprio che le cose che io già schiera per forza uno fra Ribéry, Simi, perché se no gioca uno in meno a questo punto mi mette a Ribéry. Dice Domenico che Simi farà doppietta, ma io lo so, Domenico, ci credo poco. La Salernitana non fanno gol. Domenico da Twitch è come Marco prima, giustamente, per giusto dirlo. Che uno non è vero commenti su Facebook. Domenico, secondo me la Salernitana questa giornata non fa neanche il gol. Niente di più. Bella, te la butto lì, ricetti. Sì, 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 sì. Vabbè, qui abbiamo detto Martinez, Dumfries, Skriniar e Çalhanoğlu. Sì. In full position, no? Ovviamente, Handanovic. Sì. Tutta l'Inter, si tutta proprio l'Inter, sì. Qua come ce la venire, poi qui le partite un po' più complicate, grattacapo. Qua, che mi dici, chi consigli?
chiaramente Zapata al ritorno da titolare, Zappacosti e l'Atalanta. Pasaric secondo me torna al burro. Ora mi consigliate due basse. Due base, in che senso? Due giocatori base. Bisognerebbe vedere la tua squadra per capire, per consigliare. Allora mi consigliate due base, dice. Sì, sì, due fisso. Ah, qual era? Salernitana Inter. Non lo so, è una partita da tripla secondo me, Salernitana Inter. Che da gerire. A Roma continuo io con la mia a consigliare il solo Veretout perché rigorista. La vedi male anche in questa giornata? Sì. Pur sia l'ultima giornata. Che fa Taro? Sai come manca di Vind? Non so, che non mi ricordo. Ma io. No, la Roma l'ultima giornata mi sa che è pareggiata all'ultimo minuto, se non mi sbaglio. Sì, infatti ci è venuto di pareggiare. Eccoci, tutte le telecamere. Ho messo quella. Eccomi qua. A Roma, chissà, se non vanno a Mourinho, fa la fine della Salernitana, scende in Serie B. Lo special one, non va niente più. Mi è fondato a chi lo povero Mkhitaryan. Mi è fondato a bere tu. E come c'è io fanno calcio per bere tu Mkhitaryan in queste condizioni? Ah, lui mi finisce un po', che ne è Mourinho. Che ci fai a venire a Roma? A Mourinho? Roma Spezia 2-0. Ma scusa, tu mi dici Mourinho, ma Mourinho quello che ha vinto? Secondo te come ha vinto? Come ha vinto? Che hanno fortunato. Roma Spezia ha vinto 2-0, che ha pareggiato l'ultimo minuto. Tu che hai che ha pareggiato l'ultimo minuto? Ma poi Spezia può mai non vinci. Che scherzuno però, sarò. Bruno Russo è pigliato. Però secondo me è una vittoria che ha la stabilità panchini e Mourinho, perché allora vedi qua sta l'Atalanta già traballano, si perde, traballano poco, traballa assai, si pigli una bella scuturiata tipo l'Inter non tocca proprio pallone. Ma vittoria dell'Atalanta, chi consiglia allora dell'Atalanta? Chi è per l'Inter non tocca proprio pallone? A Roma non tocca, non fa certo inutile le porte per l'Inter. Chi ti consiglio? Zapata, Pasaric, Zappacosta. Zapata è il mio Zapata, chiaramente. Perché lo tengo io, spero che mi faccia almeno 7-8 gol. Zapata, Pasaric e Zappacosta. Della Roma consiglio il solo Veretout. Perché è rigorista, sennò manca isso. Perché agisce schiera per forza. Allora, io invece questa partita la vedo comunque tirata da pochi gol, la sincera verità. Quindi non lo so, io a me della Roma consiglierei Mancini. Comunque un po' più calcio d'angle sale sempre. Sì, sale, è pericoloso. Questa partita, perché comunque a Roma, essendo una squadra di Mourinho, sui calci da fermo, comunque ci fanno tanto affidamento. E non lo so, Mancini mi sente consigliare sta giornata, così. Appello che cosa così. No, proprio perché c'è un buon difensore. Era un difensore goleador, perché ultimamente no. Sì. Però ti stavo dicendo, è un buon difensore. Questa partita la vedo una partita in cui la Roma comunque dovrà fare un buon gioco di difesa. Allora, se come penso io riuscirà comunque a contenere un po' l'attacco dell'Atalanta, allora ci può stare che prendano dei buoni voti. Buoni voti 6, 6 e mezzo, magari non lo so, qualcosina in più. Mm-hmm. E ci può stare anche che in virtù della cosa che hanno, in virtù della buona partita, della buona prestazione che stanno facendo, Mancini che sale spesso, anche Smalling, ma anche Banez, tutti e tre. Però il gol di Banez c'è stato, il gol di Smalling c'è stato, manca il gol di Mancini da un po' di tempo, e può essere che questa giornata c'è un ritorno di domenico. Pronostici su Milan Napoli, ci arriveremo. Milan-Napoli è un'altra partita complicata, come Atalanta-Roma, che può succedere di tutto. Passiamo direttamente a Milan-Napoli, poi torniamo a Madrid, e a questo lo amo pure la curiosità. Ci amo Sfizia, se finiamo Atalanta-Roma, stavo dicendo, sì. Partita dalla difesa della Roma, consiglio Mancini, Veretout è rigorista, perciò diciamo non è che lo consiglio, comunque un rigorista è da schierare ad ogni modo, anche se non sta facendo benissimo. No.
Te lo confermo io, Udenga a Fandacalcio. Karsdorp e Vigna, non lo so, perché Zappacosta e Maele secondo me spingeranno tanto, però sempre per il fatto che da difendere a Roma si potrebbero schierare, però si tiene di meglio. Non lo so, perché non ne vedo due esterni che molto molto performanti questa stagione. Mkhitaryan e Zaniolo e Abraham, boh, non lo so, a me mi fanno paura a consigliarli, perché ultimamente stanno pigliando una caterva e brutti voti, quindi non lo so, se non tenete meglio e potete mettere, anche perché Abraham non lo so di meglio chi, chi potresti dire di meglio, perché l'attaccante, la punta della Roma comunque dovrebbe essere quantomeno un semitop, anche se non, si sta dimostrando male. Secondo me è meglio di Abraham in questo momento, anche perché appunto non si sta dimostrando tale. Comunque dalla parte dell'Atalanta, Zapata non è da consigliare, cioè smette e basta. Ilicic, non lo so, anche se io vedo un po' sottotono, però sta comunque facendo non malissimo, non sta facendo sottotono rispetto a quello che può fare. Sì, sì, sì. Rispetto a quello che può fare, cioè a volte si confonde sta cosa, perché sottotono non vuol dire che ha giocato male. Sottotono vuol dire che ci sta giocando male, vuol dire che comunque può fare meglio e non si sta esprimendo al meglio delle sue potenzialità. Vasalic in formissimo, ma era 3-2 gol l'ultima giornata, non è andato in rete, però speriamo questa giornata non faccia troppi gol, perché ce l'ho contro, quindi facciamo attenzione. Difesa, Cinciti, Palomino, Toloi, forse solo Toloi, in memoria delle sue stagioni passate da quasi goleador, comunque bonus ne portava, anche assist portava, comunque svariati bonus. Musso io lo consiglio tutte le giornate, perché è un grandissimo portiere a parere mio, quindi anche quando c'è da prendere gol comunque il suo bel voto lo porta a casa. Se avete il modificatore è un bel portiere. Passiamo a Milan-Napoli, che chiedeva l'amico El Domenico. Praticamente Milan-Napoli, voglio una partita da tripla, se possiamo dire. Ci sono da entrambe le parti, comunque mancano dei giocatori, andiamo a vedere l'infermeria così ci facciamo pure un'idea. Dalla parte del Milan i rossoneri non hanno Kier, non hanno Rafael Leao, Pellegrini diciamo che si può anche sorvolare, Rebic è un altro giocatore importante, anche Calabria comunque quando c'è stato è stato sempre utilizzato, quindi mancano un po' di gente. Anche al Napoli mancano Koulibaly, Ruiz e Osimhen, che secondo me la spina dorsale proprio della squadra, quindi dagli infortunati penso sia un po' più svantaggiato Osimhen, 8 per il Milan, quindi si potrebbe anche dire che la prossima partita tanta voto potessi qua. Sì, ma è un infortunio allo zigomo. Io mi ricordo che all'epoca vidi parecchi giocatori comunque infortunati allo zigomo a giocare con la maschera, forse non... Vabbè, lui perché non gioca, perché è molto più vicino, secondo me, per di il fatto dell'orbita. È l'entità, perché è stato sì, è stato intaccato anche l'orbita, che sì, diciamo può compromettere la vista, anche perché giustamente. In dubbio chi c'è del Napoli e del Milan? In dubbio ci sono Insigne, Mario Rui, Lobotka e Zielinski. Zielinski per via di una bronchite, lo voglio far presente, perché si sa che è andato fuori nella partita perché non riusciva a respirare la partita contro c'è un commento. Sì, Giroud dovrebbe riprendersi per la partita con il Napoli. Boh, ma pure c'è se qualche si possibilità, io non lo so, qua lo porta in dubbio, Domè. Lo porta in dubbio. Il Napoli praticamente ha giocato con l'Empoli, Zielinski è uscito all'ultima partita con l'Empoli, lo ricordo. Per via di un problema respiratorio, si è pensato anche al Covid. Alcuni articoli hanno parlato di una possibilità che potesse avere il Covid, però ha effettuato il tampone, ha effettuato tutti i controlli di sorta e praticamente ha una bronchite. Pochi rindicchi. Sì. Mentre Giroud ha una lesione muscolare al bicipite femorale sinistro ed è in dubbio per il Napoli, caro Domenico. Non lo so, io penso che se anche
dovesse recuperare, qualora dovesse recuperare, non penso sia schierabile. Sì, no, non penso di vederlo al 99% di vederlo in campo dal primo minuto. Forse potrebbe anche entrare, ma non lo so, vista l'infermeria con Rebic e Pellegri fuori causa, potrebbe essere anche se anche utilizzato negli ultimi minuti. Io penso possa giocare, se è questo che volevi sapere. Io ho schierato Kessié e Maignan e Ibra nel fantacalcio. Io penso Maignan lo puoi schierare, perché non credo il Napoli faccia più di un gol. Potrebbe farne anche due, però Maignan è un buon portiere. Bisognerebbe vedere l'alternativa a Maignan per dire se è fatto bene o fatto sì, male. Tra l'altro, però lui chiedeva se si può schierare. Sì, penso quindi sì, si può schierare. Io penso si possa schierare in questa partita, anche perché gioca in casa il Napoli. Non penso possa fare più di due gol il Napoli. Qui lo metto per iscritto, poi me ne assumo le responsabilità nella prossima puntata di Fandarione, se non dovesse essere così. Stessa cosa anche da parte del Milan, anche se lo vedo avvantaggiato. Se volevi un segno ad una ipotetica schedina, io ti darei un 1. Ti darei, se vuoi, proprio tirato 1x. Esatto, 1x. I giocatori consigliati da parte mia, Maignan si può schierare, però non lo consiglio. Cioè, penso che si può capire quello che sto intendendo. Tonali sempre consigliato per un buon voto. Diaz gioca avanzato, quindi è sempre un quasi attaccante schierato a centrocampo, quindi io gli consiglio sempre questi giocatori. Che si è in chiave rigori, se dovesse uscire Ibrahimovic, sì, altrimenti si può anche passare oltre. Tomori è schierabile, un buon difensore, lo consiglio. Quindi Tomori, Tonali, Brahim Diaz e Ibrahimovic, ovviamente non lo devo consigliare io. Ibrahim Mertens, se ne pure dici che uno li consiglia, non lo so. Non c'è bisogno di dirlo che sono in ball position comunque per fare un gol, anche se ne vedo di meno da parte del Napoli. Potrebbe finire, potrebbe essere un 1-0, 2-0, anche un 2-1 magari, chi lo sa. Da parte del Napoli, a parte Di Lorenzo, sconsiglio Mario Rui, raga, a priori ce lo sconsiglio, oramai chi ci segue lo sa. Di Lorenzo potrebbe fare bene dal lato di Hernandez, visto che Hernandez ultimamente è sottotono. Come avete visto, non l'ho menzionato, però anche perché è un giocatore che si schiera, raga, non ve lo devo consigliare io, ecco perché non l'ho menzionato, ma si schiera in virtù del suo nome, in virtù di quello che uno si aspetta che lui dovesse fare, però ultimamente sta deludendo un po' le aspettative, quindi io consiglio Di Lorenzo, Politano su quella fascia. Anguissa si può schierare. Zelischi, raga, si possono schierare, però fate attenzione perché non vedo tanti bonus nel Napoli questa settimana. Bologna Juve, tu hai dato i tuoi consigliati, non hai dato i tuoi consigliati, quindi io, oltre i consigliati, sì, gli sconsigliati pure. No, dico Torino Verona, che sì. Ah, ecco, oltre Torino Verona in Masen proprio sotto. Aspetta. Esatto, facciamo così. Oltre gli oltre i consigliati, mi sento proprio, dice, secondo me chi va in gol? Ah, sbilancia proprio alla grande. Secondo me sia Politano che Brian Diaz vanno in gol tutti e due. Ibrahim. Comunque chi lui là. Sia Ibrahimovic che Brian Diaz vanno. Diaz e Politano in gol tutti e due. Di sbilancio, sì. Secondo marcatori, me giocatevi i marcatori. Se me ne avesse uno e tutti e due, mi gioco sicuro Politano, perché Politano secondo me sta partita fa gol proprio per il suo fatto che c'è chi lo Sasicci e Grunic e Teo Hernandez che ultimamente è molto sottotono. Teo Hernandez è come una pistola, capo, spara sempre, però fa sempre cilecca.
Se in chip sempre la pistola. Si sta ingrippando sempre ultimamente la pistola. Sì, se avesse evoluzionato poco la pistola, prima si spara. Bologna-Juve, sì. Io vi dico soltanto una cosa, ho Arnautovic e l'ho panchinato, cioè già sapete quello che posso pensare di questa partita. Secondo me sarà un 1-2-0 per la Juve, probabilmente in gol potrebbero andare uno dei tre trequartisti che sono Quadrato, Kulusevski e Bernardeschi, Morata anche raga, però Morata è... Chi, mi sembra di averlo già detto nelle puntate passate, non sono un grande estimatore di Morata, lo vedo molto un giocatore da Champions, per dire, da partita che conta, che però sul lungo tragitto non dà quello che potrebbe. Quindi secondo io consiglio Quadrato, Kulusevski, Bernardeschi in questa partita. Consiglio anche Szczęsny in porta, che secondo me terminerà a porta imbattuta. Ovviamente anche tutta la difesa in toto, tranne forse De Sciglio, che potrebbe essere messo in difficoltà dall'intraprendenza di Hiki, che è un esterno che scende sempre molto, sale sempre molto, scende o sale, direbbe, sale, scende sulla fascia e sale, diciamo, con la squadra. Dal lato del Bologna forse si potrebbe salvare soltanto Arnautovic in quanto rigorista e punta centrale del Bologna, però da come ben sapete io non l'ho schierato, quindi non lo so chi si potrebbe, Ike forse potrebbe portare un buon voto sul lato di De Sciglio. Barro e Arnautovic sono giocatori che comunque potrebbero andare sempre in gol, però ve l'ho detto, secondo me io ci vedo un 0-0 bonus nella casella dei giocatori bolognesi questa settimana. Poi mi smentiranno perché la partita finirà 3-0 e settimana prossima saranno tutti qui nei commenti a dire: ah, tu non ci capisci niente, c'è Ritka, la Juve non pigliava gol, sì. Invece la Juve più di tre, infatti che può succedere tutto, perché secondo me tutta questa vittoria così sicura la Juve non ce l'aveva, cioè, la Juve di quest'anno sì, però secondo me in questo caso un 1-0 se lo può portare a casa, in un 1-0 di allegriana memoria, secondo me o Bologna va in gol garantita 100-100. Va bene, secondo me consiglia i tuoi giocatori. Secondo me se è partito dalla Penguin di che sei X, cioè secondo me non vinci. Spero di sì, che i sottifosi della Juve, spero di vinci 3-4-0. Mi ha già segnato tutti i pronostici che stanno andando per vedere un po' settimana azzeccati. Prossima se li abbiamo azzeccati oppure no. Secondo me questa partita X, si proprio non volete rischio X, sono gol e gol. E secondo me lo Bologna chi può segnare? Secondo me segna proprio Arnautovic, che non ne hai schierato tu. Dici? Sì. Ma mo fai a schierare allora, mi stai condizionando. Secondo me sì. Forse io sono troppo è la mia fede juventina che mi fa guardare mi fa leggere la partita in questo modo. Ah, io lo spero che mi sbagli. Però... Cagliari-Udinese, capo solo la ditta Randelli, la fammi sentire. Cagliari-Udinese, a parte partirmi subito da Beto, mio grande attaccante al fantacalcio, poi partirmi un po' con l'Udinese. Silvestri, secondo me, pure lo schieram. Consigliate, che secondo me o Cagliari si segna sul rigore, dicevo Pedro, però De Silvestri glielo potrebbe anche parare, quindi il rigore è un'arma sempre a doppio taglio, quindi sì. Portiere schierasse sempre chi la para rigore. Ci vede un rigore in questa partita? Sì, secondo me sì, ci può stare, che se due squadre che si abbiano franzleno, come si dice in menù, che si picchiano, si fanno in aria. Esatto. Chiaramente consiglio Bede, l'Udinese, a centrocampo i Rui esterni, ai centrali più tanto non mi dicono niente che. E poi chiaramente il classico Newtink in difesa. Sì, Newtink in difesa. Del Cagliari un giocatore proprio perché tira i rigori. Nandez a centrocampo proprio perché corro come non sa mai che cosa. Lo sta facendo benissimo.
Però si può fare. In difesa ti dicevo Cagliari, secondo me questa partita l'Udinese non ti dico che domina, perché il Cagliari in casa dà sempre fastidio. Però secondo me al limite faranno gol sul rigore. E che le consiglio solo ciò. Fiorentina Sassuolo. La di schiaffi. Come la vedi sta partita? Questa è una partita. È una bella partita, perché sono due partite, belle squadre. Sì, sì. A parte il classico San Dusan Vlahovic, che quest'anno pare che fa 45 gol. C'è pure Scamacca in ball position in questa giornata, secondo me. Più tanto a me su Scamacca non mi piace. Il calcio è bello anche per questo. Una volta mi disse un mio amico sul campo, quando andavo a vedere a Vincenzo le partite dei ragazzini, se il calcio è bello anche per questo, che dice, se 10 persone si guardano una partita, 10 partite diverse, vedi? Sì. Ed è bello pure perché è su pallone. Ma ti dice, gli unici casacci sicuri non consegnare sui riportieri. Che secondo me se pallone è una partita over, over scritte, letto e scritto, sì. Su qua. A parte Vlahovic e Berardi, consigliabile sicuramente a tutti e due i pari. Bonaventura dopo gol non so se si può riconfermare. Il giocatore quando segna è segno che sta in forma, vuol dire che sta in forma, quindi secondo me non mi sbilancia. Come fai tu spizza Brunini? Secondo me segno Martinez quarta. Dopo calcio d'angolo. Avete ne venuto questa idea? Non lo so, così, ma perché vedo sempre che sei one, perché belli voti. Ci volesse un gol proprio per dice bello. Per coronare. Esatto, queste sue due prestazioni che sta facendo. Che spesso e volentieri lo vado a guardare, perché io alla prima finestra di mercato me lo scartai perché non giocava mai. E quindi ogni tanto lo vado a guardare e mi mordo le mani. Perché sta giocando sei, bene. Sì, sei quando buono, 6 e mezzo. E quindi secondo me proprio per me fa mozzo che mani e dedi, piedi, farà pure gol. Dici Martinez, sì. Dici bilanci proprio alla grande. Prevedi un giocatore. Tu sai a me che non mi piace a fare mezzo bianco. Oh, io sono bianco, sono nero. Prevedi il gol di un difensore. Sì, sì. Mi chiama Mago Telma. Io consiglio Frattesi, Berardi, Scamacca questa partita e Vlahovic. Non lo so, mi ispirano anche Saponara e Gonzalez. Questa è una partita da over, può essere un 2-2, 2-3-2. Volevo come mi sbilanci ancora più assà. Scamacca non va mandare un gol. Va bene. Proprio vuol dire capo, fa la doppietta questa giornata Scamacca. Lo ricordo, io ho detto, consiglio Scamacca, Frattesi. Berardi, Frattesi e Raspadori. Consiglio la difesa, poi consiglio Vlahovic, Torreira, Saponara. No, guarda, questo è un bello dilemma tra Saponara e Gonzalez, perché io li consiglierei entrambi. Io consigliassi più a Gonzalez che a Saponara, perché su Saponara, però pure sì, ogni tanto non caccia, è continuo, però caccia comunque caccia le sue, scindille, si appiccia la lampadina, i suoi conigli dal cilindro fa alla Ilicic, li sa tirare fuori alla Ilicic, che quando non va niente poi bello e buono Sangric, che fa 7-14 gol in una partita. Tra diciamo, le fasce, si potremmo parlare tra Biraghi, Triozzola, Tolian e Roggerio, che sono i quattro terzini, se ne posso consigliare uno, posso consigliare Biraghi. L'unico? Sì. Gli altri si possono schierare, secondo me, si potrebbero schierare, a parte, secondo me, non lo so, Tolian e Roggeri, i terzini non mi dice niente. I terzini del Sassuolo non mi piacciono, non mi faccio segreto. E nemmeno Triozzola mi ispira più di tanto, però sì, volete buscare un 6, cioè, lo potete mettere. Esatto. Spezia Empoli e Sampdoria Venezia rimane, no, pure Torino Verona. Pure Torino Verona. Allora, qua Spezia Empoli, un'altra partita da tripla, ma a me l'Empoli mi sta piacendo un sacco come sta giocando. Consiglio Stojanovic come terzino.
Vicario in porta, lo consiglio anche questa settimana, consiglio anche lui questa settimana, che non lo può pigliare, ma secondo me L'Empoli muove a 4 gol fatto contro Verona in Coppa Italia. non vedo, vabbè, ma pure in campionato mi pare che sta facendo buone Sì. prestazioni. Vicario un gol lo può prendere, ma si può schierare Stojanovic, terzino lo consiglio perché è un terzino da bonus, può portare bonus, è consigliato. Bairami non mi sta convincendo tanto, però è sempre un centrocampista che gioca molto offensivo, quindi sarebbe consigliabile. Cutrone non mi piace, Pinamonti, sto consigliando praticamente tutti i giocatori del mio avversario questa settimana. Pinamonti è consigliato. Verde, Manai, Manai, Manai. come si pronuncia? Manai. Tra Verde e Manai, non lo so, forse Verde perché è un giocatore più dinamico. Potrebbe portare qualche bonus, non lo so, per qualche centrocampista che si inserisce uno tra Maggiore e Covalengo, non lo so, anche perché Bastoni è molto più arretrato, gioca un po' più arretrato. Di Asilo sconsiglio, oramai è fatta la fine di signori, è fatta la fine di signori ad uso 94, da attaccante Passata a sta facendo terzino. il terzino, quindi è sconsigliabile. In difesa non consiglio nessuno, nemmeno Provedel dello Spezia. Quindi i consigliati sono Vicario, Stojanovic, Bairami, Ricci per un buon voto, Pinamonti, Verde non proprio consigliatissimo, però lo potete mettere perché Chiaramente, perché sembra un Spezia, però dice Mirinda sta se avete partita. di meglio, mettete di meglio, se altrimenti dovete correre ai ripari. Verde vi può dare una mano perché è un buon giocatore, un buon voto ve lo porta sempre e molto probabilmente può fare un assist. Se ci sarà un gol dello Spezia in questa giornata, secondo me ci sarà lo zampino di Verde e probabilmente uno tra Maggiore e Covalengo. Poi non lo so, magari mi sbaglio, poi vedremo. Questi sono i consigliabili. Tu Sì, li hai detti o non ma ancora? io sono più rapido in dolore. Vai. Spezia, Covalengo e Verde. Che Sì. Covalengo è giocatore d'esperienza proprio per i suoi anni Sì. allo Shakhtar Donetsk. Verde perché è l'unico, secondo me, che giocano poco. Rindo Spezia. Poi chiaramente l'Empoli, Pinamonti e Bairami, Bairami. gli unici. Ok. Passiamo a Sampdoria Venezia, poi c'è Torino Verona molto velocemente perché abbiamo già sforato di 7 minuti il limite che ci eravamo imposti. Siamo a 1 ora e 37, quindi molto Molto rapidamente. rapidamente a Venezia, allora ma faccia come fai tu, mi consigli Johansen perché ha schierato. Consiglio chicchio, Ma fammi vedere. la differenza è se io consiglio i miei giocatori. Eh no, perché tu poi uno deve rispondere, sempre tiri le frecciatine. Uno deve rispondere. La differenza è che tu i tuoi giocatori non li puoi consigliare. Perché io metto su Johansen? È perché sono giocatori che sono scarsi. Gli ha da E mettere su anche in virtù Johansen. del fatto che sono giocatori che sono scarsi, stai in settima, ottava Sì. posizione. E giustamente, se la mia squadra è in prima posizione, anche perché i giocatori stanno portando buoni voti e li posso consigliare. Poche fortune, che hai pigliato 4-5 gol, però Non lasciamo è stare. vero, ma dopo te lo dimostrerò, ti faccio vedere Sei senza una delle problemi. migliori difese, questo non lo può negare. Stai facendo i gol perché stai Ma facendo. purtroppo La squadra comunque spara. il fantacalcio porta una regola che non è solo del fantacalcio, ma anche del Sì. calcio, che se io faccio i gol, quelli E che li pigli, sì. subisce sei tu. Esatto. Ovviamente. Quindi se sono primo in classifica, ho fatto parecchi gol, vuol dire che gli altri li ho distribuiti a voi. A me no, E stessa cosa che fortunatamente, perché sono canata Ah, pazzi. vai, adesso Distribuivo, fate un mistero tu perché siete 36. sono giusto i 36 che ci ho fatti 36 ne fate. Allora, 36 lui. 37, sì. Comunque, tornando alla Meno male che mi ha partita, ritto velocemente, Venezia, comunque cioè, Johansen non lo consiglio manco si muovato, però tanto io schiervo, c'è cioè, il suo colpo in gente. E do Venezia non mi sembra proprio consigliare nessuno, perché secondo me non dico. Aramu, io consiglio Aramu, se tu non consigli nessuno, io del Ah, era Venezia. uno pure là non hai Io visto il plan. del Venezia consiglio Aramu, che è un Solo, giocatore esatto. molto interessante, se posso dire. C'è da dire a suo favore ancora, ulteriormente,
che è anche un centrocampista schierato in attacco, quindi voglio più se, no, se non è un top Aramu che ha fatto 5 gol da centrocampista fino ad ora, non ditemelo voi. Tra Caputo e Gabbiadini mi sta piacendo molto più Gabbiadini. più in forma ultimamente, Però sono consigliabili entrambi perché se uno segna l'altro porta l'assist. Quindi in questa partita dove vedo avvantaggiata la Sampdoria, riconsiglio entrambi, la Sampdoria, consiglio entrambi gli attaccanti, consiglio Torsby e Candreva, Ekdal e Adrian Silva un po' meno perché sono centrali, vanno, a volte capita che si inseriscono, però capita molto più di servire gli esterni oppure di fare qualche tiro da lontano, ma non hanno nemmeno tanto. Non sono nemmeno dei grandi Mi tiratori di ricordo una allontano. sola tripletta di Ekdal contro Vabbè, ma l'Inter. li fece su calcio d'angolo, dentro praticamente No, era no, sulla la linea. sua azione, poi si spaccava Pucaglieri l'Inter, poi. Fece anche un gol, sì, erano tre, quindi ne fece diversi. Augello, che a me piace tantissimo, e anche Auderio io consiglierei in questa giornata. Al Quindi limite, proprio tre ideali. ricapitoliamo: Aramu, Quindi Caputo e Gabbiadini, Torsby, Candreva e Augello, questi sono i miei consigliati. Ultima partita, molto rapidamente, Torino-Verona. Questa è un'altra partita da tripla. Sinceramente, non ci vedo una squadra molto più avvantaggiata. Il Torino sta facendo molto bene in difesa, subisce molto pochi gol, subisce pochi gol comunque ad ogni modo. In questa giornata però non c'è il suo baluardo, non c'è Bremer, quindi non lo so, forse potrebbe peccare un po', scricchiolare un po' la difesa. potrebbe scricchiolare un po' la difesa e quindi non mi sento di consigliare nessun difensore del Torino. A centrocampo Pobega mi sta piacendo, è in forma, ma anche Lukic potrebbe dire la sua, quindi consiglio Pobega del Torino, consiglio Pobega, consiglio Sanabria del mio avversario. Piazza è molto interessante. Se non si fa male nel corso della partita, potrebbe anche dire la sua anche lui. Quindi Pobega, Piazza, Sanabria del Torino, del Verona qualcuno in più, del Verona qualcuno in più, del Verona Faraone e Lazovic sono in questa partita, secondo me sono fondamentali. Potrebbero portare bonus. Secondo me, molto probabilmente, e poi tutti e tre il tridente del Verona che tutti e tre stanno facendo molto bene, sia Barak che Caprari e Simeone. In ball position, Simeone in Sto formissima. scassando tutto. La difesa del Verona si può schierare in toto, si può schierare, non è che la sto consigliando perché potrebbe portare bonus o potrebbero prendere altissimo. Si può schierare, un 6 facile ce lo vedo a tutti e tre. Anche Montipò si potrebbe mettere, non vedo tanti gol del Torino questa settimana. Non è Vedo proprio una macchina da gol il Torino, Verona in questa partita, lo vedo molto più avvantaggiato. Si chiude qui il nostro La sette rimaneva appuntamento. Milan Napoli per chi si fosse collegato dopo, però ne abbiamo già parlato ampiamente in precedenza quando ce l'hanno chiesto nei commenti nella Nei chat. commenti su Twitch. Sapevo che sbagliavate, raga. È finita anche questa puntata di Super Fantarione. Come si dice? Ci aspettiamo di avere un ospite settimana prossima, non ne siamo sicuri, però probabilmente ci sarà un ospite nella puntata di settimana prossima. Vi aggiorneremo in corso d'opera. Chiudiamo qui questa puntata, vi diamo appuntamento a stasera per il gaming con il nostro caro Ciocco, con il nostro Giusto. caro De Ciocco. Domani saremo in live alle 17 con il nostro amico Paolo De Vita, giornalista del Mattino, sezione Sport. Direttore di Spunti e Appunti, giornale di Facebook Battipagliese, che parla dello sport battipagliese a 360 gradi, ma ormai lo conoscete tutti. E niente, domani parleremo della storia della Battipagliese. Lui, oltre ad essere un giornalista attivo, ha scritto molti libri sullo sport battipagliese. Innanzitutto, uno di questi è I Bianconeri di Battipaglia, in cui si parla della storia della Battipagliese dagli anni in cui fu fondata
all'epoca si chiamava Unione Sportiva Battipagliese, fino a pressappoco, quasi fino ai giorni nostri. E domani parleremo di questa bellissima storia della Battipagliese con il nostro amico Paolo De Vita. Poi vi do appuntamento a lunedì con Non Solo Calcio, con il nostro amico Giovanni Salerno, e avremo ospite un altro giocatore della Battipagliese, uno dei più giovani, Davide Lardo. Mm-hmm, sì, sì. Sarà qui con noi a parlare della settimana sportiva Battipagliese, e si susseguiranno altri ospiti. A partire da martedì avremo Tony Taurisano, mercoledì ci sarà il mio coach Peter della Big Bear, Peter Terer. Ciao Peter. E poi ci rivedremo giovedì con Fandarione, e poi man mano vedremo come si evolverà questa situazione qui a Rione con tutti. Spero questi ospiti. Giovedì prossimo porterò la mia prima vittoria, spari i fuoco, pa, 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 pa. Che tre puntate non ne avevi tu. Festeggeremo il ritorno alla vittoria del nostro appuntamento. Ci vediamo più tardi con alle 20, non dimenticate, alle 20 fino a martedì ci sarà in programmazione trasmetteremo il film di Davide, il mio amico Davide Serchio, per la regia di Artemisio Desiderio, Alters. Arrivederci a tutti, ci vediamo settimana prossima con Fantarione, a stasera con il gaming. Ciao! Ciao! Di mura sì che collisione tra ipotesi, in realtà verrà tra le protesi, slealtà e pestilenza, morbando ipofisi, lealtà ad onestà intellettuale, dimensione del sogno come notte stellata, rimastaci tra giorni di guerra civile, attentato e pensiero, violente esplosioni verbali interrompono strade, frantumano infissi, casca l'amore, tenendo per mano un dolore insano, cattivo valore, attivo dall'ultimo piano, infrante vetrati di due occhi tristi, di che vai parlando, andando a cercare nel deserto di carte e di pagine, potrei imbatterti in comunità, con pagine in cartagine, il delta del Nilo, le fasti di Atene, nei fasti effetti dei canali del senso in catene, lamento sequele del teletrasporto visivo di intuiti in circuito corto, chi sì nell'istante prima mai scorto, tracce di sire non assista al massivo scontro, chi sì del tramonto, horizon collide imponenti, tsunami sì e nessuno sul porto, mire come testi e mire come tenda tu arrovaire, come testi e mire come ne tenda tu arrovaire, come testi e mire come spring. Se ne vai in muccia, sai cancia fai. Quando al one to leve la rota, carrozze vuoi. Cano piglia chiave fai, ma sa capace non troverai mai. Scampo, suonano telefoni, ma tu stai sempre anche se con due bronchi, pronto al peggio. Pregio, io dei peggio, mi espando come macchia nera in Messica e greggio. Un bar tough ray, a coloro pure senza il letto grigio. Brigio si sfasciano come palle lampi una, e luce troverai nei testi di chi non ti aspetteresti mai, e stai riuna, cridece, videce, schiva, e metti in fila, puntaci, scavaci, fregiati, te il sole arriva, e quando mir con freddezza spara, consapevolezza, fraina, pella rara.